E là, bentrovati e bentornati su Yo-Kai Watch Academy, Peter Astrendi. Oggi ci sarebbero due missioni da affrontare, ma ne farò solo una perché mi sono ricordato cosa tratta questa missione ed è lunghissima perché non mi basta il livello al quale sono. Ce la faccio, ma non mi basta il livello, quindi sarà molto lunga e più che altro c'è da sconfiggere il boss. Ma comunque, attacco tra le nevi. Rosa ha già ricevuto il suo primo incarico direttamente dal comitato studentesco. Aiutiamola a portarlo a termine. E andiamo! Per qualche ragione però prima ci fanno andare al comitato studentesco perché... non lo so. Che succede qui? Chi c'è? Sandro? A Sandro ha la missione! Cos'hai detto? Ho detto Umberto Eco! Hai detto Sandro? No! Visto che siamo oberati di lavoro, potreste ritrarre voi i nostri dati? Va bene. Il comitato studentesco ha raccolto un gran numero di dati sugli alieni, ma saremo in grado di decifrarli? Portiamoli a qualche esperto del settore. Let's go! Abbiamo chiesto al club dei nobili hacker di analizzarli per noi. Secondo quanto ha detto Gloria, dovrebbero essere pronti tra un'ora. Una volta che li avrete ritirati, poi consegnateli pure a me. Ecco tutto, ora tocca a voi entrare in azione. Ma perché nell'aria invernale dovremmo avere... Cioè, chi... Non lo so ragazzi, è tutto molto strano. Ora invece bisogna andare nel club dei nobili hacker a ritirare i dati. Che bella scarpinata. Salve, rieccomi qua. Come va? Salve Club FNY. Non sono un esperto di alieni, non ci ho capito un granché. Ad ogni modo, ora trasferirò i dati sul cellulare di Rosa. Wow, la tecnologia è fantastica. Andate a YLab e mostrate i dati al loro coordinatore Harry. Bene, vi ho detto tutto, buona fortuna Club FNY. Bene, ora siamo qui. Io... non lo so ragazzi, stiamo rimbalzando come una pallina da ping pong. Ok, questi sono i dati. Potrei parlare con Ro... Guarda. Oh, eccola, va bene? Ok, il club dei nobili hacker non è riuscito ad analizzare questi dati. Ci penserò io, vuoi darmi anche tu, Rosa? Che strano. Hai scoperto qualcosa? Sì, qui dice che sono stati rivelati degli impulsi di energia aliena in ognuna delle zone in cui i nostri nemici si sono poi palesati. In un luogo, però, sono stati rivelati degli impulsi senza alcuna fonte visibile. In effetti è piuttosto sospetto. E quale sarebbe questo luogo? Si tratta dell'area invernale situata nella parte nord-ovest dell'Accademia. Forse gli alieni sono ancora lì in agguato. Andiamo, Valerio! Bene, quando sarete pronti tornate pure a parlare con me. Posso parlare ora con chi voglio, tipo con Valerio per esempio? Ok, è probabile che vogliano tenderci un agguato. Pronti ad affrontare la missione? No, però devo per forza farla. Sinceramente non so il motivo di questa assenza degli alieni, ma di sicuro stanno nascondendo qualcosa. Fate attenzione, d'accordo? Sapevo che questa zona sarebbe stata perfetta per noi. Wow, che posto magnifico! Fa freddissimo, ma ne vale la pena. Cosa che diamine ci fanno loro qui? Ah, come al solito arrivano sempre a rovinarci il divertimento. Ma stavolta si pentiranno amaramente di essere venuti qui. Proprio così, questi terrestri ormai mi hanno stufata. Coraggio, UFO, vieni fuori! Bene, ho fatto ciò che dovevo fare. Credo che me ne andrò adesso. Ma che cosa sta succedendo al terreno? Oh no, guardate là! Ma un altro di questi! E questi da dove sbucano? Si mette male, che cosa facciamo? Signor Presidente, che succede? Non lo vedi? Ehi, ma che fai? Spostati subito! C'è quello più grosso di cui preoccuparci, Luigi Bastiano. Tranquilla del lago, finché non avrò la mia vendetta. Non perderò mai contro di loro. Se la vendetta venisse scoperta, sarei di nuovo espulso dall'Accademia. Ma non posso starmene qui a non far niente, devo aiutare Valerio. Tieni Valerio, usa questa medaglia, sbloccherà la tua modalità overdrive. Ombra galattica. Ma questa è... Sì, d'accordo, grazie del lago. Bene, trasformazione! Galaxy.
Ombra galattica è qui. Alieni, io vi polverizzerò. Valerio. Fantastico, Valerio, la trasformazione coi fiocchi! Comando ha ragione, i miei complimenti, signor Presidente! Non distraetevi, ragazzi. Ora dobbiamo battere questo mostro. Giusto, forza, alieno, fatti sotto! Bene, cominciamo! Come godo con Ombra Galattica! Come godo! Ma guardali, non valete nulla tanto. E ve lo dimostrerò. Oh, certo, lo scuro a due, sì, ci rivediamo, eh. Wow, stordimento nullo praticamente, grande. Bello. Ah, ci prendo i danni però, attenzione, perché non è da sottovalutare sta faccenda. Potrebbe essere pericolosa. Ovviamente lui punta a me perché sono bellissimo. Però non puntare, mi punta anche gli altri, per favore. Niente, ce l'ha con me. Io me ne vado, guarda un po'. Ma gli alieni, guarda, io affronto gli alieni piccoli, Voi vedetevela con quello più grosso. Poi arrivo io e salvo la situazione. No, niente, si è tornato normale. Tocca aspettare, ragazzi. Che devo fare? Lo prendo a pugni. Io schivo a destra e a sinistra, ma è inutile. Senza trasformazione non valgo niente. È fortissimo poi. Ha una resistenza fuori da questo mondo. Vabbè, non è una battuta voluta, dico davvero. Perché no, è un alieno, sai com'è. Allora, il problema è che ci prendo troppe mazzate. Troppi danni e non va bene. Ok, ora ci siamo. Che gittata ha? Corta. Vabbè, però allora. Sì, però ragazzi, non si può giocare così, dai. Cioè, non fa altro che meno a me lui. E poi ci stanno sti cosi che esplodono, mannaggia a voi. Oh, beccate questo. Attacco giravolta. O capriola, è più giusto capriola. Mi sa, mo. Pensandoci. Mi curo. Ah, abbiamo anche il lupo metallizzato noi, sì. Che dovrebbe aumentare la forza degli attacchi quando siamo tipo a vita piena, una cosa del genere. Ma non neanche mi ricordo. Ah, l'ho evitato? Però vorrei prendere. Ecco, grazie, vorrei fare la cosa. Almeno sono più veloce. Più veloce, dicevo. Facevo l'attacco. In genere quando fai l'attacco tu come personaggio giocante sei immune, hai un piccolo bonus di invincibilità, ma invece no. E poi quando siamo in questa modalità super funky siamo anche più forti. Che poi il problema non è neanche tanto il fatto che il livello è difficile o che è difficile da sconfiggere il mostro, ma il fatto che attacca di continuo. Non hai un attimo per dargli due paia di pugni assestati bene, che lui attacca di continuo. È sempre in attacco. Ah, sta caricando il super attacco, ora era ad attaccare, ragazzi, ma purtroppo.
Ovviamente poi lui attacca me, no? Perché gli sto anche più vicino, quindi ha anche ragione a dirlo. Ma no, lui. No, no, scappa. Scappa da qui che fa l'attacco potente. E ci mangia tutti. E Gibastiano ci saluta. Spero che non lo faccia anche Carlo. Basta comunque, non siamo abbastanza forti. Oh no, oh no, 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 no. Boh, è andato alla fine, ragazzi. Non so chi l'abbia attaccato, ma... ai 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 ai.
Mamma mia, che fatica! Difficilissimo! Certo, il livello forse il mio dovrebbe essere tipo 2,50 più o meno ora, secondo il gioco, ma non saprei. Forse anche di più. Quanto si aspettavano che giocassimo? Perché è tanto, è tanto, tanto alto. Wow! Certo, un livello molto alto per avere più facilità, ma questa ci vuole tanta, tanto livello più alto. Bene, non sembrano esserci altri alieni nei dintorni dell'area invernale. Ah, mi chiedo dove sia andato l'UFO che era apparso prima. Non saprei, ma di sicuro quegli alieni stanno pianificando qualcos'altro. Può darsi, ma almeno siamo riusciti ad evitare questo pericolo. Sì, e se ce l'abbiamo fatta il merda è tutto tuo, Rosa. Mio. Quello sguardo, e se Valera avesse scoperto tutto? Oh no, se così fosse sarei nei guai fino al collo! Ah, sta cominciando a fare freddo qui, perché non rientriamo agli alloggi? Sì, hai ragione, non so cosa darei per una bella bevanda calda. Grazie dell'aiuto del lago. Oh, non c'è di che. Però mi dispiace che tu abbia dovuto perdere tempo a proteggermi. Ti chiedo scusa. Basta così, mi state facendo perdere solo tempo. Non avete la stessa grinta che ho io, e neanche le mie capacità in battaglia. Ma allora, perché stavolta Valeria mi ha aiutato senza battere ciglio? Dunque, vogliamo rientrare anche noi? Non vorrei ammalarmi. Ah! Valerio, tu. Coraggio, salta su. Caspita, non avrebbe pensato che Valerio potesse spingersi a tanto. Anche se quella volta che mi ruppi la gamba era venuto lì a soccorrermi. Valerio, sei sicuro di riuscire a portarmi spalla fino alla scuola? Certo, tranquilla, so quello che faccio. Oh, d'accordo. E poi, ora sei più leggera di prima. Beh, ecco. Sì, devo aver capito tutto. Ha capito che sono Sara. Valerio. Dai, non piangere. D'accordo. In quel momento capii. Ero finalmente tornata a casa. Tutto è bene quel che finisce bene. Bacchetta pignola con la cacca. È bacchetta pignola, sicuri? Io direi bacchetta sporca, ma comunque. Ombra galattica impostato e andiamo a impostargli anche qualche altro attacco. Comunque, direi che per questo video è tutto. La battaglia è stata molto più difficile di quanto mi aspettassi. Il che vuol dire che devo migliorare ancora un po' i combattenti. Però, ora, non, con tutto il rispetto per Rosa, che ancora non può trasformarsi, cioè Rosa si è fatta tutta la battaglia senza trasformazione, poverina. Ha anche ragione che ce l'ha presa di santa ragione. Ma nel prossimo episodio ci sarà la missione, a parte che non c'è più neanche la musica qui, l'orgoglio dell'imperatore. Dobbiamo andare a raggiungere Tristano all'interno della scuola. Perfetto, allora nel prossimo si prende anche Tristano. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yokai Watch Academy della studente in descrizione. Trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!